Se volete acquistare crediti, passate dal link in descrizione. Pagina Facebook, sono italiani economici, veloci e affidabili. Link in descrizione. E se vi servono PSN Card, Xbox Gift, oppure PlayStation Plus, oppure Xbox Gold, potete trovare il link qui in descrizione. G2A, sono veloci, sicuri e affidabili. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Putto. Io sono Giovispo dello staff di NMF e benvenuti nella Player Review Design, nella sua versione SIF con 86 di rating. Questa Player Review ce l'avete, tra virgolette, consigliata, anzi l'avete votata tramite la sezione community di questo canale. E vi invito a farci un salto ogni tanto per vedere dei sondaggi o altri post che metteremo su quella sezione. Ma saranno per lo più sondaggi. Vi metterò io dei sondaggi magari su chi posso uscire in forma, su quale review volete vedere. ESA 86 è stato tra i più votati. E prima di iniziare la nostra player review, vi invito a lasciare almeno 80 like o mi piace per questa carta e per questa review, a condividere questo video, a iscrivervi a questo canale, al nostro canale Telegram, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. Tutti i link ai nostri social qui in descrizione. ZA è velocissimo, come pro assolutamente velocità, 94 in carta. Fulmine si inserisce anche molto molto bene e dà una velocità pazzesca. Come altro pro il dribbling, 91 in generale. La freddezza e i riflessi in carta sono un po' bassi e in game diciamo non si sono sentiti più di tanto quei valori così bassi, 77 e 80, ma sembravano più un 85 entrambi. Poi comunque è un giocatore agilissimo anche senza le skill, e comunque ha 4 stelle skill, altro pro. Ha un equilibrio buono, un controllo palla ottimo, un dribbling puro senza le skill davvero impressionante. Più volte saltavo l'avversario senza utilizzare le skill, e diciamo è una cosa ottima per lui. Come altro pro, la potenza a tiro fa parte del tiro in generale, 83, abbiamo 87 potenza a tiro. Il tiro al volo per me è un piccolo contro perché non riesce a coordinarsi al volo. E la finalizzazione, 86 in carta, in game è un 80. Non è proprio un ottimo finalizzatore. Sì, ha fatto tanti gol perché comunque si trovava a tu per tu col portiere, e quindi con 2 gol su 10 tiri comunque li deve pur fare, ragazzi. Si piazza abbastanza bene in campo, work rate alto medio, rigori sono soggettivi, il tiro dalla distanza è un attimo da rivedere, ma non è proprio un contro. E diciamo, in generale ha un tiro non proprio dei migliori, tiro a giro anche non proprio dei migliori. Il colpo di testa per me è un contro assolutamente, salta pochissimo, la colpisce anche male di testa. Come altro pro la resistenza, abbiamo 86 in carte, un giocatore che corre davvero tanto. Il passaggio in principio è un esterno questa carta, ma un passaggio che secondo me è da rivedere. Il passaggio corto sì è accettabile, ma più o meno tutti sanno fare un passaggio corto abbastanza ravvicinato. Il cross non l'ho provato perché attaccante come cacchio fai a crossare. La visione di gioco niente di che. Il fisico in generale non è nemmeno così eclatante, forza fisica 81, niente di che. L'aggressività non l'ho riscontrato con le 75 in carta. L'ho utilizzato come attaccante e come esterno destro. Diciamo meglio attaccante, ragazzi. Sfruttiamo di più la velocità e gli inserimenti. Come tratti abbiamo egoista, talento naturale, dribblatore tecnico, specialità, velocità, dribblatore, funambolo. Egoista vi fa diventare un po' egoista, sì. Non è proprio egoista, egoista. Non è nemmeno un contro perché, diciamo, su 2-3 inserimenti che li chiamo, 1-2 li fa. Diciamo più della metà li fa, quindi non è nemmeno un contro. Come alternativa vi dico Aguero, tra le icon Kluivert 86 nella nazione d'Umbia, nella Lega Aubameyang dell'Arsenal, dello stesso livello Kostic 84. Come stile intesa qualcosa che le aumenti assolutamente il tiro e magari anche il fisico. E non vi ho detto che comunque ha 3 stelle piede debole che non sono né un pro e né un contro. Come prezzo abbiamo all'incirca 130.000 crediti. Prezzo tutto sommato giusto, potrebbe rivelarsi un'alternativa più o meno valida ad Aguero, anche se secondo me l'argentino è molto più forte. Ed è una carta da provare, ragazzi, vi dico sì, perché comunque è una buona carta, qualche gol lo fa anche, sa dribblare ed è secondo me adatto per chi skilla molto, perché è agilissimo, ragazzi. Poi ha il 4 stelle skill davvero ottimo e poi controlla la palla in maniera ottima. E il mio voto per questa carta è un 8+. È una buona carta. Non mi ha entusiasmato, ma non mi ha nemmeno deluso così tanto. E
Dunque, se la review vi è piaciuta, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Quindi vi spovi, saluto e vi ringrazio. Ciao belli! These days are all.